persone qui presenti, a tutti coloro che vedranno questo video in futuro sui nostri canali, che sono, vi ricordo, il sito internet di War Modena, warmodena.it, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, dove potrete trovare tutte le conferenze degli anni passati. C'è un archivio fantastico di cui anche l'evento di questa sera andrà a far parte. Io sono Erika Perselli, sono il coordinatore del Circolo Modenese dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e il responsabile eventi di War Nazionale. E siamo qui con Luca Nicoli, psicologo e psicoterapeuta, professore dell'Università di Parma, autore di tantissimi libri, se ne dimentico qualcuno ci correggerai, quindi Il Sogno, quel film notturno che parla di noi del 2014, Amare senza perdersi, 2009, L'arte di arrabbiarsi, 2012, poi autore con Antonino Ferro di Pensieri di un psicanalista irriverente, Cortina, 2017, di Freud e il mondo che cambia, psicanalisi del presente e dei suoi guai, scritto con Stefano Bolognini nel 2022. Io peraltro, così aneddoto, conobbi il lavoro di Luca proprio grazie alla rassegna che per 11 edizioni, credo, ha avuto luogo soprattutto a Castelfranco Emilia, ma anche in altre zone della nostra provincia, che si chiamava appunto come questo libro Freud del mondo che cambia, e che ogni inverno vedeva in alcuni eventi declinarsi alcuni temi della contemporaneità attraverso la chiave della psicologia. E dopo, a memoria di questi eventi, qualcuna che sono riuscita a partecipare, sono poi andata a fare un agguato, così possiamo chiamarlo, durante un evento che è accaduto a maggio, se non sbaglio, all'interno della fiera del gioco Play e nel teatro della Fondazione Collegio San Carlo, che si chiamava Lasciate soldatini e dadi agli amici, noi ci occupiamo di sesso, ed era uno spettacolo teatrale a due voci, gioca premi, decisamente una cosa poi da raccontare agli amici, perché sono successe cose molto memorabili, e con appunto Luca Nicoli e Antonio Russo. Quindi in quell'occasione gli ho parlato per chiedergli appunto se gli poteva interessare tenere una conferenza qui con noi di War Modena. E altri libri, vediamo, Dottore una tulip nella testa con Elisa Ferrari del 2022 e l'ultimo, se non sbaglio, che si chiama Un passo oltre, idee per una psicanalisi inclusiva, di uscito quest'anno, che si interroga un po' su cosa deve fare la figura del terapeuta nel momento in cui si hanno davanti degli scogli, quindi fondamentalmente la distanza oppure l'impossibilità a parlare, tutte questi casi qui, no? E perché abbiamo pensato che potesse essere interessante focalizzarci sul tema del corpo e di ciò che noi possiamo considerare istinto, ma spesso dalle religioni è inquadrato appunto come fonte di peccato, cioè viene visto soltanto in questo aspetto. Ha da sempre tra i suoi obiettivi la salute, i diritti sessuali e riproduttivi, che si declinano in mille aspetti ovviamente. Quelli che ci vengono in mente per primi sono sicuramente quello che ciascun individuo ha il diritto di ricevere un'educazione sessuale affettiva sin dalla prima infanzia, che lo renda un individuo consapevole del proprio corpo e di come il corpo può agire nella relazione, ma e quindi l'insegnamento nelle scuole, argomento che peraltro è stato al centro di una conferenza che abbiamo organizzato lo scorso maggio e che andava ad analizzare la situazione dell'educazione sessuale affettiva nelle scuole a partire dal caso di Marano, quindi dal caso delle scuole di Marano, luogo, paese della nostra provincia molto piccolo, ma che si trova al centro di un caso molto grande a livello nazionale per il contrasto, la raccolta di firme, le proteste, tutto, che furono agite da certe forze anche politiche a livello nazionale contro un progetto pilota che comprendeva, a dire il vero, tutte le terre dei Castelli. E abbiamo visto anche durante questo evento che si è tenuto al Circolo Arci Ribalta, con la presenza del sindaco e di altre figure competenti nell'ambito dell'educazione sessuale affettiva, come spesso i genitori esprimessero,
prescindere da quanto potessero sapere o meno di che cosa viene insegnato all'interno di tali progetti, diverse paure che sono quelle che sono spesso riguardano proprio la figura del bambino, del ragazzino e ovviamente del sesso, quindi paura che venisse insegnata la masturbazione, le teorie gender, questi fantasmi che vanno per le scuole, quindi ancora una volta un'idea di sessualità come qualcosa che non deve neanche essere insegnato da chi è preposto e adatto in grado, e nel caso appunto figure di psicologi e esperti in questo, ma lasciato alla libera scoperta del bambino, perché è così che alla fine succede, per forza di cose, con tutti i pericoli del caso, quindi l'incappare in siti che non sono adatti per l'età del ragazzo, e incappare in fenomeni violenti che è difficile decodificare magari in certa età, e quindi abbiamo analizzato un po' insieme tutto questo. Altro argomento che riguarda ovviamente la sessualità è quello dell'aborto, quindi il tema del diritto all'aborto. Anche alcune settimane fa siamo scesi in piazza insieme a tantissime realtà su Modena per difendere il diritto all'aborto, visto che la nostra città è stata oggetto è stata scelta per questa campagna, prima volta in Italia, che fortuna che abbiamo, di preghiera protratta per 40 giorni all'ingresso del Policlinico, volta appunto a, sulla carta, a semplicemente pregare per la vita. Ovviamente abbiamo visto tutti quanto può essere manipolatoria la presenza di certe persone che con la sola presenza di preghiere, cartelli e tutto il resto tendono a colpevolizzare ovviamente le donne che lì si recano per compiere una scelta libera e consapevole e avvalersi dei diritti garantiti dalla 194. Qui anche su questo abbiamo fatto una grande campagna a Modena nel 2021, se non sbaglio, come in tutte le città in cui c'è un circolo UAR, abbiamo portato avanti la campagna sulla RU486, quindi la pillola abortiva che consente di diverse cose, ad esempio di evitare ricoveri in ospedale, ma anche di evitare un'operazione chirurgica non sempre necessaria e di ridurre notevolmente quello che è proprio la pesantezza della medicalizzazione, ecco, di questa fase della vita di una donna. Altre cose che abbiamo fatto come circolo, vado anche un po' indietro giusto per contestualizzare l'evento di questa sera. Abbiamo fatto un evento sulla Chiesa Cattolica e sulla censura cinematografica in Italia, dove si è potuto vedere che a furia di tutti i tagli, ed erano quasi spesso e volentieri riguardanti scene di sesso, comunque considerato scene, alcuni film in Italia sono arrivati sembrando più una tartare che un film, nel senso che erano stati prepotentemente tagliuzzati e rendevano quasi difficili, no? Da comprendere rispetto ad altri paesi come ad esempio la Francia. Abbiamo fatto alcuni comunicati stampa come circolo, siamo usciti parlando ad esempio della questione del liceo Sigonio, in cui il preside si arrabbiò per alcuni ragazzi che distribuivano gratuitamente preservativi, e quindi ancora questa paura, no, di anche una roba che ovviamente è assolutamente da incentivare tra i ragazzi, no? Però non va bene perché a scuola i preservativi no. E al Fermi di recente abbiamo sostenuto la necessità di esporre una foto che stava per essere censurata e che riguardava due ragazzi che si baciavano all'interno di un concorso fotografico, ovviamente ragazzi in senso maschi, altrimenti non sarebbe mai stato un problema. Siamo scesi in piazza contro l'affossamento del DDL Zan e speriamo, vi spoilerò già, che magari tornare a parlare di questo tema, quello dei discorsi d'odio e della legislazione a riguardo, magari in primavera, quindi magari collaborando con le realtà LGBT+ del territorio. Un'altra conferenza sulle religioni e sulla sessuofobia nel 2018, sul celibato ecclesiastico e sulla pedofilia, e anche la presentazione dei libri della Sgriena, tra cui Dio odia le donne. Stavo parlando un po' di questo tema prima, no? In questi giorni siamo
questa era una questione di alcune settimane fa, se non sbaglio, il dicastero per la dottrina della fede ha risposto, diciamo, ad alcune domande che erano state poste, e i giornali hanno spesso e volentieri riportato questa notizia come quella di un'immensa apertura, no, da parte del Vaticano. Il Papa non è colui che ha scritto, ma è colui che comunque ha approvato, firmato, insomma, le risposte date in merito alla questione della possibilità per persone trans o persone omosessuali di fare i padrini, di fare le madrine, tutte queste cose qui. E voglio dire che c'è una bella ipocrisia nel momento in cui si finge di aprire una porta e poi in verità si cerca di irregimentare quella che è la sessualità di una persona, quella che è l'identità di genere di una persona, perché sì, vai bene se sei trans, ma non devi creare scandalo, quindi l'aspetto, l'esteriorità della cosa deve essere accettabile agli occhi di tutti gli altri, no? Quindi il tuo essere trans deve ovviamente passare in sordina, devi essere omologato al resto, ma soprattutto la Chiesa ti dice sì, bene, puoi fare questo, ti prendiamo, ma devi esserti operato chirurgicamente, il che comporta anche la sterilizzazione, e devi esserti sottoposto a una terapia ormonale. Quindi sei da anormale, devi diventare normale. Fondamentalmente devi entrare in quelli che sono i canoni, no? Noi pensiamo al maschio e alla femmina. Se entri in uno di questi, nonostante l'invadenza di certe pratiche, allora sei ok. Per i genitori omosessuali, anche questa è un'altra domanda, no? Se possono portare a battezzare, sì, ma se accettano quella che è la dottrina cattolica. Questo cosa significa? Se si accetta la dottrina cattolica, evidentemente non si possono avere rapporti condannati dalla dottrina cattolica. Quindi ancora una volta i corpi, nel primo caso vanno irregimentati, nel secondo caso vanno riscasti fondamentalmente. Questo è quello che a me sembra tante volte, che certe aperture siano più lo zucchero sulla pillola di cianuro, e ne abbiamo viste parecchie, soprattutto in questo pontificato. Questo lo voglio dire non solo perché si parlerà di peccati e di corpi, quindi anche ovviamente di sessualità e di orientamento sessuale, ma anche perché domenica parteciperemo al TIDOR, il Transgender Day of Remembrance, ci hanno invitato altre associazioni a partecipare. È il giorno che dal 1999 celebra e ricorda, anzi, le persone vittime di violenza transfobica nel mondo. E quindi ci saremo, anche perché una delle battaglie della comunità trans, della comunità LGBT+, in genere, è proprio quella del fuori dalle nostre mutande, fuori dalla nostra sessualità, dal nostro privato, quando sembra che... Pensavo agli anormali di Michel Foucault, quando pensavo a questa necessità imposta di normalizzazione, no? Non c'è, a volte sembra che ci sia un'ossessione, un interesse quasi eccessivo, decisamente, nei confronti della genitalità di persone che vengono viste come non conformi, della sessualità di persone, quando in verità è uno degli aspetti dell'essere, è sicuramente uno degli aspetti delle relazioni, che non è probabilmente neanche quello preponderante nelle relazioni, no? Quello della sessualità. Eppure c'è questa ossessione sempre da parte delle religioni nel concentrarsi su quell'area lì, no? Che riduce anche spesso la persona a quello, all'esercizio di questo aspetto della sua vita. Quindi anche la comunità si batte appunto perché ciascuno possa esprimersi come meglio desidera, operare sul proprio corpo come meglio desidera o non operare affatto. E ciò può essere assolutamente compatibile con l'identità di genere desiderata. Quindi questo è un po' quello che vi volevo raccontare in merito alla questione tentativi di normare il corpo e i suoi istinti. Grazie, passo la parola a Lucentoni. Io ringrazio tanto Luca Berselli per questo invito, ringrazio la UAR che seguo a tempi non sospetti,
Grazie a Judith Pinnock, che questa sera non c'è, ma con cui abbiamo un po' pensato la conferenza, nel senso che c'erano dei temi legati al corpo, al cibo, alla tutta la questione dell'alimentazione, a questioni della sessualità, che chiaramente sono di interesse per la UAR, insomma, anche per Judith. Ma intanto faccio un spot pubblicitario che a Castelfranco Emilia esistiamo ancora, quest'anno riusciremo ad avere il Dada, probabilmente se l'assessore ci ascolta in differita riusciamo a dare la notizia. Quest'anno direi di riuscire a invitare una bravissima collega di Padova che si dovrebbe occupare di identità sessuali, è una delle persone in Italia tra gli psicanalisti che ha più competenze proprio nel lavoro insieme alle persone transessuali, ha lavorato molto anche sulle questioni proprio identitarie, molto, molto brava in questo senso. Parleremo, credo, di psicosomatica, parleremo del rapporto con l'intelligenza artificiale e dovremo parlare del male in adolescenza con un bravissimo collega di Milano che ha appena curato un bel manuale sulla psicoterapia degli adolescenti e che è un adolescentologo tra i migliori in Lombardia, quindi vi invito tra febbraio e marzo. Dopodiché io prima di occuparmi degli altri tendo sempre ad occuparmi di me stesso, perché noi psicoanalisti sappiamo meglio di altri che il fenomeno della proiezione, cioè di vedere, no, la pagliuzza nell'occhio degli altri, non la trave nel nostro, è sempre in agguato. Proiezione vuol dire che io ho un problema e lo vedo negli altri, e in questo la Chiesa è proprio il meglio che si può fare, perché hanno così tanti casini, così tante robacce che tutte le volte si può dare addosso alla Chiesa, il 40% delle volte ci si prende, se non al 70%. E il problema qual è? Che io dovrei parlare delle censure psicoanalitiche sul corpo. L'ho fatto, mi sono anche divertito a scoprire delle cose, degli altarini, e se siete curiosi io gli ho scritte alcune cose su due libretti, che gli ultimi due che ho pubblicato. Uno è un romanzo delizioso che è il dottore Omatulip nella testa, che ho scritto insieme a una persona che fa tutt'altro nella vita, e ci siamo divertiti a parlare del rapporto che le donne hanno con il lavoro contemporaneo in Italia, quindi meraviglioso, e che le donne possono avere con la propria sessualità e il cibo, la propria identità, quando sono vittime di traumi fino all'infanzia, e del rapporto tra psicoanalisi e omosessualità, che è veramente interessante, in un romanzo divertente, perché per me è una cosa che non sopporto, sono i drammi e la noia, quindi ho fatto un libro che non contenesse troppi drammi, solo un po', però ci si diverte. L'altro è Freud e il mondo che cambia, dove ho intervistato uno dei più grandi analisti del mondo, che per nostra fortuna abita e lavora a Bologna, e gli ho chiesto proprio conto di alcuni aspetti legati alle questioni in oggetto. Ecco, dopo aver fatto questo self-disclosure, parliamo del tema in oggetto. Devo dire, io sono stato molto in ansia per presentare questa roba, per prepararla, perché soprattutto per chi sta dietro quella camera, perché so che tutti i miei colleghi d'Italia non vedevano l'ora e mi hanno detto: c'è la diretta streaming? Purtroppo no, però c'è la registrazione. Porca. Perché? Perché davvero noi, in quanto psicanalisti, dobbiamo veramente trattare le cose coi guanti, perché la mente umana è estremamente complessa e noi abbiamo oggi veramente una tendenza massiccia a funzionare secondo meccanismi di difesa molto primitivi, che sono la scissione e la proiezione. La scissione, tagliamo metà le cose, la proiezione, i buoni di qua, i cattivi di là, che è quello che in qualche modo lo vedete nei social, nel continuo derby, cioè noi facciamo un derby inter-Juve su qualunque cosa, cioè tra i vegani e i carnivori, tra gli ambientalisti e
ci sono adesso gli ambientalisti, gli industrialisti, ci sono anche gli atomisti, no, che dicono no, l'atomica sì, l'atomica, e diventano derby. Allora io ho detto non voglio andare alla UAR e fare il derby tra cattolici e atei, perché è una cosa che mi fa venire voglia a me di diventare cattolico, non cattolico non sono. Nel senso che per capire processi complessi bisogna vivere davvero la complessità senza la scorciatoia di evitare l'incertezza, di evitare il dubbio, di evitare il conflitto interno, che è quello che ci permette di restare umani. E vediamo un po' la storia. Allora, io, come tutte le volte che cerco di capire un fenomeno, parto proprio dalla storia, dalle origini. Ne so poco di religione, lo ammetto, però il termine sacro deriva dal sacer, che è un po' il recinto sacro del... cos'era la prima cosa sacra? Erano i buoi e le mucche che si davano agli dèi, che si immolavano agli dèi, al padre. Perché? Perché gli dèi che cosa sono? Sono di fatto delle figure che noi mettiamo laddove la situazione è davvero incerta e imprevedibile. Teniamo presente che l'uomo nasce come no? Nell'epoca, diciamo, della storia, quindi non della preistoria, come agricoltore. Cosa ci vuole? Lo sanno i nostri agricoltori oggi, perché non piove più, l'acqua. E quindi noi abbiamo bisogno di un dio della pioggia per capire se l'acqua arriva o no, e se c'è il fuoco, ci serve il dio del fuoco, ci serve il dio dei raccolti, il dio della luce, il dio delle nascite. Perché? Perché c'è qualcuno con cui possiamo capirci. E per capirci serve qualcuno. Quel qualcuno, naturalmente, noi per parlarci cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ringraziarcelo. Cioè dobbiamo dire ascoltami. E cosa faccio? Faccio come si fa con tutte le altre persone. Io ti faccio qualcosa a te, tu fai qualcosa a me. E che cosa posso fare io con qualcuno molto più grande di me? Tutti noi lo sappiamo, perché tutti noi siamo stati bambini. E cosa si fa per ringraziarsi un genitore? Si obbedisce e gli si porta qualcosa. Il disegnino, no? Con prima il sole, poi la faccia, poi ecco questa mamma sei tu, vieni. Oppure dei voti, una cosa potremmo fare la prossima volta, parliamo dei voti, dei voti a scuola, dei traumi che portano nella società attuale. Ti porto un voto, no? Mi ha portato, si dice ancora, mi ha portato a casa un otto. Ecco, con il Dio Padre si fa la stessa cosa, cioè si deve obbedire e si deve portargli qualcosa, i sacrifici. Sacrum facere. Lo rendo sacro, lo rendo elevato, prendo qualcosa elevato e quindi dopo quel qualcuno è contento. Ora, col passare del tempo, l'obbedienza e il sacro, il rendere sacro il sacrificio comincia ad avere a che fare con i nostri costumi. Cioè, come faccio a compiacere Dio? Gli devo dare qualcosa di molto importante del mio corpo. Gli do dei pezzi del corpo, faccio delle cose strane che non è vitale, oppure gli do quello che posso dare a un innamorato. La fedeltà, per esempio. Dico, guarda, io queste cose le faccio solo con te, con nessun altro. Oppure ti aspetto. Non ti aspetto, dovrei andare a mangiare, a cena, no, ti aspetto, dai, cena insieme. E di fatto i digiuni rituali sono modi per dire non ti preoccupare, io mi tengo la fame per farti vedere che ti voglio bene.
soffro perché dico, per farti vedere che ti voglio bene. Questa faccenda già divide le religioni, perché ci sono tutte le religioni di stampo dionisiaco, le religioni che hanno a che fare, che sono pochine ormai in termini numerici, sono quelle in cui se ci si diverte Dio è contento. Generalmente non va tanto bene, no? Fare l'amore per Dio, per rendere felice Dio, sarebbe una gran bella cosa, ma è meglio non farlo. La castità gli piace di più a Dio. Perché? Perché puoi fare l'amore, come dice, quando tu vai dalla fidanzata e fai l'amore con la fidanzata dice, tu stai con me solo per il sesso, non perché mi ami davvero. E quindi noi, se facciamo l'amore per Dio, magari lo facciamo perché ci piace a noi, non per Dio. Un po' come quando si dava la mucca sacra, e la mucca, sapete cosa si dava a Zeus? L'interiora. L'interiore dava a Zeus, tutto il resto si faceva una gran grigliata rituale. Come dire? No, non si dava proprio l'interiore, erano meravigliosi i greci perché non capivano come si stava nulla. E invece, questo ha due questioni, la castità, la verginità. Cioè, le vestali, che erano le ancelle sacerdotesse di Vesta, che erano erano le figure più importanti a un certo punto dopo l'imperatore a Roma, e dovevano essere vergini, forse novizie per 10 anni, dopo altri 10 anni diventavano adulte, dopo altri 10 anni, insomma, potevano perdere la verginità quando ormai bisognava beccare qualcuno che avesse voglia di averla in sposa, perché all'epoca romana non era facile perdere la verginità a 40-50 anni. Quindi, questo solo per darvi un'idea di che cosa significhi questo valore dato al corpo. C'è un altro aspetto, che accanto al valore religioso c'è il valore politico, il valore sociale, il valore culturale, che è quello che ci interessa di più. Cioè, a livello sociale, alcuni aspetti interessano meno, cioè come voi pregate più o meno interessa. Interessa avere una struttura familiare, per esempio, per la crescita dei figli. E come si fa ad avere una struttura familiare solida? La cosa migliore è regolamentare il sesso. Meno se ne fa, più la famiglia è solida. Così come l'altra questione da gestire è l'aggressività. Meno aggressività c'è in giro, più le società sono solide. In questo dobbiamo ringraziare il fatto che negli ultimi millenni la violenza e l'aggressività siano state regolamentate. Perché noi parliamo delle inibizioni religiose, delle inibizioni e delle censure, ma l'idea che siamo tutti fratelli e non si può togliere la vita a un altro fratello, detta nei momenti in cui c'era l'impero romano, c'erano gli schiavi, questo vi dà l'idea della portata di questo tipo di inibizione alla violenza. Quindi il punto qual è? Che queste cose vengono sempre di più a riguardare gli aspetti corporei. Io mi sono divertito a nominare i vizi capitali, no? Lussuria, gola, ira, accidia, cioè hanno tutto a che fare con cosa fare del proprio corpo. Nella relazione con se stessi e nella relazione con gli altri. Ora, quindi abbiamo già il fatto che nella religione, quindi, c'è un aspetto culturale che però proprio si divide in due, si biforca. C'è proprio una forte componente sociale e una componente
invece possiamo definire filosofica. No? Cioè, da un lato abbiamo gli aspetti legati a Gesù, gli aspetti legati al cosmo, legati alla vita ultraterrena. Dall'altra parte abbiamo che cosa bisogna fare, che cosa deve fare l'essere umano. L'essere umano, abbiamo visto, non deve provare piacere, non deve tanto arrabbiarsi, deve obbedire. E questo, badate bene, è qualcosa che accomuna abbastanza le religioni rivelate, perché tutte queste hanno bisogno di un controllo sociale molto importante. E però c'è un'altra faccenda, che tutte le istituzioni regolano questa roba. Tutte le istituzioni regolano il fatto di avere un qualcosa che si può fare e qualcosa che non si può fare. Il Partito Comunista vide molto male il fatto che Togliatti, no? Di fatto si trovò l'amante, Nilde Deiotti. Non si poteva fare, perché i comunisti erano persone serie. Quindi, come dire, questo perché? Perché tutte le istituzioni possono essere più o meno negoziabili. E qual è il problema delle religioni rivelate? Che sono poco negoziabili. Cioè, questa è la verità, questo è il dogma, partiamo da qua. Quando è che si utilizzano, questa domanda ve la faccio, quando si utilizzano le verità non negoziabili? Con chi le si utilizza? Con chi utilizzate? Si fa così perché? Perché si... Con i bambini. Con gli adolescenti provateci. Non funziona. Quindi il problema è che la religione si basa sul fatto che il fedele è un bambino. Non c'è. Quello che manca nella religione è la negoziazione. Mettiamoci d'accordo. Vergini fino al matrimonio? Sì, ok. Facciamo vergini fino a 15 anni. No, 18. 17. Che è quello che si fa con i genitori... quando usciamo mezzanotte e mezza, dai, come facciamo, posso portarmi a casa la fidanzata? No, non la portare, ma se facciamo piano, stiamo in mansarda. Questa cosa nella religione svelata non si può fare. Quindi il problema non è tanto, non è soltanto religioso, ma che, cioè nel senso della cultura religiosa, non è quello che c'è scritto nella Bibbia, non è quello che c'è scritto nel Vangelo, non è quello che c'è scritto nel Corano, ci sono scritte tante cose. E che quella è la verità. E la differenza che c'è in questo momento tra, per esempio, l'Islam e il cristianesimo, in termini di proprio di, in qualche modo, di potere sulla persona, ha a che fare col fatto che l'Islam è molto più vicino al potere politico. Si fa così perché in tanti paesi islamici la religione e Stato stanno vicini. Questo non è un problema. Perché? Perché si arriva al punto che il corpo è sede del peccato. E qua noi abbiamo la nostra questione che ci divide da sempre dagli orientali. Cioè, noi abbiamo avuto Cartesio che ha detto, dopo Platone, dopo, c'è la mente e c'è il corpo. Solo che il problema è che 2000 anni di cristianesimo ci hanno chiarito molto bene che c'è l'anima e c'è il corpo. L'anima è immortale, il corpo no. L'anima ha la scintilla divina, il corpo ni. Cioè, io
interessante dibattito con Mia Tirocinante, che per caso è una fervente cattolica, e abbiamo parlato del Vangelo. Mi ha fatto venire voglia di leggere il Vangelo, perché il Gesù del Vangelo è un Gesù che usa il corpo, che ama il corpo, che beve, che mangia, che festeggia. E lei mi ha detto: e com'è che tutte le volte che Gesù era rappresentato in croce, maciato, crocifisso e sofferente? Perché quello che interessa è che ha sofferto per noi, non che si è divertito con noi. E questo perché, ma questo lo sapete tanto, voi poi siete tutti più capaci di me di saperlo, perché la canonizzazione della nostra religione non ha a che fare con Gesù, ma con San Paolo, che non so perché l'ha fatto santo. Io l'avrei chiamato il malvagio Paolo, invece di San Paolo, che ha deciso che le prima lettera di San Paolo ai Corinzi, 14:34-35, le donne stiano zitte e sottomesse ai loro mariti, non prendano la parola nelle assemblee, perché è indecente per una donna parlare nelle assemblee. Invece nel Vangelo di ce l'ho qua, molto carina, Luca, Gesù va a casa del fariseo Simone e a un certo punto entra una donna, una peccatrice, di fatto interrompe quello che stanno facendo tutti quanti, si avvicina a Gesù piangendo, gli lava i piedi con le sue lacrime e li asciuga con i propri capelli, li bacia e li profuma con oli essenziali, incensi e roba del genere. Ora, voi togliete tutta questa cosa, prendete una qualsiasi persona ignara e tutte di. Se io vengo a casa tua, ti lavo i piedi con le lacrime, te li asciugo con i capelli, te li bacio, vedete cosa succede? Quando il addirittura questa, lo dico perché lo riporto, la colpa di questa giovane collega che mi ha detto: quando il Papa va a, e lei è proprio cattolicissima, quello che ho detto lei, quando va a baciare, a lavare i piedi ai carcerati, non è la questione della sottomissione, ha a che fare con il prendersi cura. E qua passiamo alla psicoanalisi, perché quando c'è un prendersi cura, c'è la psicoanalisi. Sapete chi è il primo psicoanalista della storia? Circa 2000 anni fa c'era una persona che era aveva una cecità estetica. Che cosa vuol dire cecità estetica? Vuol dire che non aveva nessun problema neurologico, però non ci vedeva per una questione traumatica. Arriva lì questo psicoanalista e dice, con i suoi tirocinanti, e dice: ha peccato quest'uomo o i suoi genitori? No, quest'uomo è quello che si è peccato, no, stati i suoi genitori. Lui dice: non importa. Prende la saliva, ci impasta un pochino di argilla, la mette sugli occhi e dice: vai e lavati gli occhi, e lavati la faccia. Questo si lava la faccia e come per magia riacquista la vista.
periodo era Gesù Cristo. 1900 anni dopo, Sigmund Freud fa fondamentalmente la stessa cosa. Cioè, ci sono delle donne isteriche, che sono, hanno una cecità isterica, alcune hanno paresi isteriche, hanno sordità isteriche. E, di fatto una sua paziente dice che aveva una serie di pazienti, dicono che avevano queste cecità, queste paresi, eccetera. Di fatto non c'era modo di curarle. Dice: parla, parlatemi, parlate e basta. Iniziano a parlare, a raccontare i loro sogni, e viene fuori che hanno dei grossissimi desideri, ma con questa mano io avrei voluto essere paralizzata. Ah, lo sfento. Nel momento in cui Freud avrebbe voluto fare una carezza a suo padre, che però in quel momento era con sua madre, sì, avrei voluto fare quella carezza, solo che mi imbarazzava moltissimo, e nel momento in cui il loro desiderio torna fuori, per abreazione, la paresi scompare. Cosa succede? Chiaro che queste sembrano magie, ma dovete sapere che la psicoanalisi nasce all'inizio del Novecento, fino al Novecento, inizio del Novecento, in un ambito che è quello dell'età vittoriana, che in cui c'era una fortissima inibizione di stampo culturale, ovviamente anche religioso, ma in generale culturale, sulla sessualità, che non poteva essere espressa, soprattutto nelle classi borghesi, che erano quelle che si rivolgevano poi a Freud. Il punto qual è? È proprio quello, cioè aver separato la mente dal corpo ha fatto sì che gli istinti, non potendo essere soddisfatti, non potendo entrare alla coscienza, il famoso es, non potendo superare la coscienza, che era l'über ich, che noi abbiamo trasformato in superio, come se fosse un supereroe, ma invece è sopra io, cioè una specie di coperchio che viene messo sulla persona, no, questo desiderio non passa. E allora cosa succede? Nasce il sintomo, che è appunto qualcosa che non permette, vorrei ma non posso. E questa cosa, badate, è meravigliosa, perché in questo modo la persona non riesce a fare quello che vorrebbe fare, ma non vorrebbe fare, non ce la fai. Ora, il problema qual è? Che non c'è soltanto il corpo a essere diventato sede di divieti, ma anche la mente. No? Ci sono i peccati di pensiero, parola, opere, azioni, omissioni, detta questa persona. Pensiero. Badate che nel 2023 alcune persone si rivolgono allo psicoanalista dicendo che sono fedifraghe perché hanno desiderato una o un'altra persona che non è il suo fidanzato. Alcune che hanno ho sognato di fare l'amore con il giardiniere, che sono veramente in colpa. Perché? Perché abbiamo, ma questo non ha a che fare soltanto con la religione, ma sicuramente l'aver diviso la mente e il corpo ha reso la mente come un luogo in cui succedono cose pericolose se sono peccati. Cioè, non posso neanche pensarlo.
certe cose. Voi tutti dite, vabbè, cose da poco. Dopo vi parlerò un po' di clinica, perché sono un psicanalista, mi occupo di questo, ma ci sono gli adolescenti che quando hanno a che fare con dei pensieri sessuali o aggressivi che non possono tollerare, fanno delle cose incredibili pur di non pensare queste cose. Avete presente le sindrome ossessivo compulsive? C'era un film, qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson, lui non poteva pestare le righe dei marciapiedi, quando uno deve controllare il gas avanti e indietro. Ci sono dei ragazzi che devono, prima di aprire una porta, contare fino a 10. Ci sono dei ragazzi che non possono, per esempio, firmare qualunque tipo di contratto di lavoro, così, perché hanno fatto un peccato legato al fatto che hanno pensato che avrebbero potuto falsificare la tesi di laurea e quindi non possono più firmare. Ci sono persone che hanno bisogno di raffigurarsi dei santi o proprio dei santi, perché altrimenti gli può capitare di pensare alla loro madre nuda quando vanno in bagno. Quindi devono stare santi. Moltissime persone hanno adesso il terrore di essere omosessuali. Terrore. C'era una mia lontana paziente che arrivò terrorizzata, dice: io non posso più uscire con le mie amiche, io non posso accendere la televisione, perché se vedo una ragazza bella ho paura che diventerò omosessuale e dovrò lasciare mia moglie. Terrorizzata. E io ho detto: ma magari fosse omosessuale, sarebbe felice. Purtroppo lei invece è dilaniata dal timore che la sua mente la porti lontano dal corpo. Moltissime patologie adesso hanno a che fare con la mente e il corpo, che sono state separate. Cioè, moltissimi aspetti legati al cibo. Il cibo è diventato per noi la continuazione dell'affetto, per cui tutte le questioni legate ai problemi comportamentali legati al cibo, quindi i famosi disturbi CA, disturbi del comportamento alimentare, cioè, bisogna stare attenti alle modelle, bisogna stare attenti all'affetto, al fatto che noi il cibo e l'affetto sono la stessa cosa. Le nonne come danno l'affetto? Con le lasagne a forno. E quindi vedete che c'è un problema molto grosso legato al fatto che abbiamo veramente scisso queste cose. Io poco, fino a non tantissimi anni fa, non sopportavo la psicosomatica perché mi sembrava una roba stregonesca, al pari dell'omeopatia. In realtà, dopo anni di clinica, ho avuto la rivelazione, poi in realtà adesso gli psico-neuro-immuno-endocrinologi vedono, che la nostra mente e il nostro corpo sono collegati dal collo. E non solo, che ti amo con tutto il mio cuore. Vediamo chi ha la risposta giusta. Chi è mai stato innamorato di voi? Alzi la mano. Innamorato. Con cosa si ama? Col cuore. Col cuore. Non è vero, con cosa si ama? Sono l'unico che sia stato innamorato nella vita. Qual è l'organo con cui si ama? Pancia. Con la pancia, con lo stomaco. Il cuore, non senti il cuore, un po' il cuore come una prostituta finché batte, c'è speranza. Il cuore non sente niente, il cuore va avanti e indietro, ma quando io ti vedo,
mi vengono le farfalle nello stomaco. Ormai no. Era un ormai. Era un essere. E l'idea che questi aspetti sono stati veramente tolti danno l'idea che, non so, faccio degli esempi, ma ne potrei fare a bizzeffe, le malattie autoimmuni. Ho avuto dei pazienti reumatologi che hanno iniziato a chiedere alle persone che avevano malattie autoimmuni come stavano prima della malattia autoimmune. Ma io sono stato un po' depressa così, poi dopo sì, poi dopo mi è venuta la sclerotermia, che è una malattia orribile che non avevo nessuno. Ah, e cosa è successo prima della sclerotermia? Niente. No, niente, no. Ma lei con chi abita? No, separata da molto giovane, i miei due figli, sono stati insieme sempre con i miei due figli. Ah, sta con lei i due figli? No. Cosa è successo? Sono andati via di casa, più o meno nello stesso periodo, quando? 8 mesi fa. Ah, è la sclerodermia 2 mesi fa. Signora, che aveva fatto tutta la vita con i suoi figli, che avevano dormito fino a 15 anni uno e 16 anni l'altro a letto con lei, improvvisamente si sposano a poco tempo di distanza e se ne vanno via, 2 mesi di distanza vanno via, dopo 6 mesi viene la sclerodermia. C'è un trauma che ha questa cosa. Perché sto parlando del corpo in questo modo? Cosa c'entra con la questione della religione? Perché l'idea che il corpo e la mente siano separati è un'idea che non ci permette di capire che noi siamo il nostro desiderio. Non desiderare la donna da altri è un comandamento che ci rende tutti quanti qui dentro peccatori, dal primo all'ultimo. Per quale motivo? Perché tutti quanti abbiamo desiderato la donna da altri, tranne quello là in fondo che la desiderata è pure bugiardo, quindi c'è due di peccati. Nel senso che non possiamo non essere peccatori. Questa cosa, sapete, in questo momento l'USL è nel controllo del quando va a controllare i pastifici, no? Le pasticcerie, le cose. Perché c'era una mia paziente, una pasticceria, gli hanno fatto i complimenti perché dice: noi una pasticceria così pulita in zona non l'abbiamo mai trovata. Questa è la cartella per pagare la sanzione. Ma è la più pulita, certo. Ma noi una sanzione la combiniamo sempre. Perché? Perché non può fare tutto come c'è scritto qui. Cioè, se siamo tutti peccatori, siamo un po' come quei baroni universitari che hanno tutti il corcorsino truccato, per cui siamo tutti a posto. Perché tutti noi abbiamo dentro un segreto e quindi siamo tutti estremamente fragili. E quindi una religione che costringe a dire non desiderare la donna ad altri sa che noi saremo peccatori e quindi ci costringe o a fregarcene, dicevano tanto per dire, che è un po' quello che sta succedendo adesso, sì, vabbè, vergine al matrimonio, nel senso che adesso ho letto una cosa molto particolare. Esiste una cosa che si chiama virginità, imenoplastica, per cui si può far tornare il mondo. Ci sono tutta una serie di dotti dell'Islam che si chiedono se l'imenoplastica sia giusta o meno. Nel senso, se una si converte all'Islam, per cui deve essere vergine, ma prima non era vergine perché era cattolica, quindi non ha poco di buono, si può rifare perché così in effetti da allora... No, per noi non ha un senso. Aspetta,
fatto che ricordiamo che a livello proprio pratico a volte rimene non c'è, a volte rimene si rompe per cadute, cavallo, palestra, qualunque cosa, a volte è sottilissimo, quindi cioè, già in sé è esilarante questa cosa e costa migliaia di dollari, peraltro questa fantastica in meno plastica. Questa si chiama cosa di paglia. Intanto si rompe, sono caduto. No, oltre che poi cioè, penso che molti uomini non abbiano neanche idea di che cosa dovrebbero cercare, quindi proprio... Vabbè. Ci sono i due cinesi che sono recentemente stato su Repubblica, i due cinesi che non sono rimasti, quando rimanevano incinta dopo 4 anni di matrimonio, sono andati al dottore e hanno scoperto che lo facevano nel modo sbagliato. Però questo dà l'idea davvero del fatto che aver liberato l'anima però soltanto se è pura e dove però c'è una purezza che dipende da che cosa? Di fatto dal rapporto che noi abbiamo con noi stessi, perché il senso del peccato ce l'abbiamo noi. E quindi il problema grosso è che o noi riusciamo ad avere un nostro senso di quello che siamo, oppure non ci possiamo salvare. E qua c'è l'altro aspetto che è quello del sacerdozio. Perché, per esempio, noi parliamo di cristianesimo, ma la differenza tra i protestanti e i cattolici è, per esempio, il rito della confessione e il fatto, per esempio, della lettura della lettura della Bibbia e della lettura dei Vangeli. Chi lo legge? Chi lo interpreta? Genesi. Yahweh dice: se Eva, adesso che Adamo ed Eva, adesso che Eva ha mangiato il frutto proibito, diventerà uno di noi. Nessuno si è chiesto cosa vuol dire uno di noi, se c'è un Dio solo. Perché si dice uno di noi? Lo legge, i preti lo leggono da decenni. Scusi, non ho capito. A un certo punto nella Bibbia c'è scritto che Yahweh, Geova, dice, Yahweh è il Signore, dice adesso che hanno mangiato il frutto proibito, diventeranno uno di noi, cioè diventerà Eva una di noi. Come una di noi? Cioè, dea anche lei. Ma se è uno, perché è uno di noi? Questa è una cosa carina. Nella Bibbia c'è Yahweh e Elohim o qualcosa del genere, che sono stati tradotti come il Signore e Dio, ma sono due nomi diversi. Ora, il punto è, come vedete, qualcosa che è stato, che è assolutamente un esempio, che è un problema così di, ma uno di noi cosa vuol dire? Nessuno lo pensa, nessuno lo dice, nessuno. Perché? Perché c'è un sacerdote che ci pensa lui. Il problema che hanno avuto tutte le religioni da sempre è che c'è un sacerdote. Che cosa fa il sacerdote? Qual è il ruolo del sacerdote? Interpretare il volere di Dio, e Dio è, il volere di Dio è inconoscibile. Quindi il problema qual è? Il problema non è tanto e soltanto il fatto che la religione c'è stata, in qualche modo ci toglie l'idea che noi abbiamo del nostro corpo, ma anche l'idea di peccato. Perché? Perché alla fine il peccato viene definito da qualcuno che sa come noi stiamo e come noi dovremmo essere meglio di noi. Il problema che adesso noi abbiamo rispetto al sacerdozio è il fatto che noi continuiamo a occuparci dei sacerdoti. Ma perché? Perché i sacerdoti ci devono dire a noi persone come avere a che fare con noi stessi. Quindi il problema non è tanto
il dettame religioso, ma è che viene dato a qualcuno. Cioè noi abbiamo dei genitori e poi abbiamo delle specie di zii, e quindi noi dobbiamo avere a che fare con quello che ci dice il papà e la mamma, che però non possiamo capirlo noi perché non lo sappiamo, perché non capiamo, perché non si sa bene cosa vuole, quindi ci pensa lo zio. Quindi il problema che abbiamo rispetto alla corporeità oggi è gigantesco. Cioè noi abbiamo in qualche modo l'idea che è addirittura nella Costituzione italiana che il piacere è qualcosa di peccaminoso, e noi che viviamo in Emilia lo sappiamo perfettamente. Quando uno si va a divertire, quando uno va a lavorare, l'altro giorno sono andato a un collega che mi ha detto: sai qual è la sciagurata? No, era, mi ha fatto vedere la casa dove era nato Einaudi, il presidente della Repubblica, e ha detto: quello sciagurato che scrisse la cosa peggiore che si poteva scrivere. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Infatti c'è un lavoro, Paolo. Dice: no, si poteva fondare, lui poteva decidere su cosa fondare l'Italia: sull'amore, sull'amicizia, sulla gioia, sul lavoro. Cioè, e noi l'abbiamo preso sul serio e abbiamo deciso che lavorare era la cosa più importante. Questa cosa però ci dà l'idea che tutto quello che è il piacere sia qualcosa di un po' ingiusto, un po' sbagliato, che sì, lo dobbiamo fare ma con calma, e che di fatto non è giusto, non è proprio fino in fondo. Quello che è giusto è il lavoro. Non solo, le emozioni. Noi siamo arrivati a un punto che le emozioni, l'ira, l'invidia, non desiderare la donna da... no, non si può, niente invidia. Però se togli l'invidia e l'ira, cosa rimane? La gioia. Però la gioia deve essere temperata. L'amore. Però lo si può solo dire a parole, non lo si può agire. E rimane che cosa? Vedete un po'? Quali sono le altre emozioni? Quali sono le emozioni? Paura. Rabbia. Rabbia, abbiamo detto che non va bene. Ah no, non puoi arrabbiarti. Tristezza. Se voi andate a vedere le chiese, ci sono due emozioni: la paura e la tristezza, il dolore. Perché stranamente sono quelle che provocano un calo della tensione muscolare. Tutte le emozioni che rendono turgidi, non si può, già però turgido in Italia non si può dire, non vanno meglio. E ci sono solo quelle, c'è anche il disgusto, però il disgusto è un'emozione che interessa forse. Vedete che in effetti la paura però non piace, il dolore è qualcosa che nella società di oggi è una delle cose che funziona. Diceva Manzoni: nel coro della Delchi soffri e sii grande. Chi ha un grande cuore sa soffrire, diceva il poeta. Cioè il cuore è sofferenza. Non solo, la sofferenza porterà la gioia. Dove? Regno dei cieli. Chi si occupa del Regno dei Cieli? Non l'ho ancora letto, ma me lo sto per leggere. Pare che nel Vangelo Gesù non parli mai della di là. Io non lo so, non ho letto, non so quello che era. Però sono curioso. C'è stato tutto successivamente, quando la religione
cristiana è diventata dottrina ed è diventato potere, ecco che ci siamo dovuti occupare dell'aldilà. Perché? Perché come sappiamo noi a scuola, perché le i bambini vanno bene a scuola, vanno a scuola volentieri, vanno bene a scuola, come si usa, qual è il modo per motivarli? Premio. I bambini, i bambini alla scuola per i voti. Voti. Se voi andate a vedere i gironi danteschi, no? Il primo cerchio, il secondo cerchio, sono proprio i più lontani da Dio e i più vicini da Dio, cioè c'è proprio i voti. Sono i banchi di scuola praticamente, la distanza. In fondo c'era Lucifero che era un disastro. Ma questa cosa per darvi l'idea che noi abbiamo una questione legata a anche al nostro senso della sofferenza umana, del sacrificio, per avere un premio dell'aldilà. Perché? Perché il premio dell'aldiquà cosa costringe a fare? Costringe a prendersi la responsabilità della propria vita. E adesso una cosa decente, ho scritto tutto il resto non aveva senso. Ecco, la psicoanalisi una cosa imparata. Quando ha a che fare col peccato, coi pensieri peccaminosi, fa tre cose. La prima è la legittimità. Tutto quello che tu pensi o provi è legittimo. Cosa vuol dire legittimo? Non che è corretto, non che è normale, ma che hai diritto di pensarlo, che è qualcosa, se pensate, di straordinario. Noi dovremmo insegnare ai bambini appena nati, dopo, ma appena nati, piangi, hai diritto di piangere. Ti sei arrabbiato perché la maestra ti ha detto che non ci si scaccola il naso, hai diritto di essere arrabbiato, perché tu vorresti scaccolarti il naso. Hai diritto, tutti noi abbiamo diritto di provare quello che proviamo. Infatti, cosa si dice degli psicologi? Vai dallo psicologo perché ti dà sempre ragione, no? Lo paghi. È legittimo quello che provi, quindi sì, ti dà ragione perché hai diritto di provarlo. La seconda cosa è la compassione, che è una parola che fa schifo a tutti, ma che io amo esclusivamente perché ho buttato via i miei anni a studiare il latino. Compatio, soffrire insieme. La compassione è l'empatia, cioè ok, mi metto nei tuoi panni e provo la stessa cosa che provi tu. Quando si dice il perdono, che perdono? Quando il sacerdote dice no, aspetta un attimo, mettiti nei miei panni. Perché? Perché non esiste il libero arbitrio. Chiunque vi dica che esiste il libero arbitrio dice una menzogna. La Franzoni che uccide suo figlio non era libera di non ucciderlo. Sto dicendo una roba un po' impegnativa, che è il determinismo psichico di Freud. Cioè Freud dice, non è che noi quando decidiamo tiriamo una moneta, quando facciamo una cosa la facciamo perché tutti gli eventi precedenti ci hanno portato lì. Io posso parlarvi, che non vuol dire che sia giusto, ma che avrei potuto non farlo. Lei no, se ci fosse stato un marito presente, se lei fosse stata curata, se ci fosse stato qualcosa, lei non poteva. Deve essere punita. Questo non riguarda i psicologi. Però, per esempio, i pedofili. La pedofilia è una cosa orribile. Uno scopre che l'80% dei pedofili da bambino è stato vittima di abuso. Se uno va a vedere, e quindi, se sai cosa vuol dire essere abusato,
quindi non dovreste abusare. Se noi non avessimo una psiche e funzionassimo come dei computer, sì, ma invece no, perché esistono dei meccanismi di difesa che ci costringono a ripetere le cose, esattamente come chi fuma spesso è dei genitori fumatori o agli alcolisti uguali. Ci sono proprio degli aspetti di imitazione sociale, c'è tutta una serie di questioni. Quindi vedete che la seconda cosa è la compassione, la terza è quella che frega tutti e che ci rende, perlomeno noi analisti, gli altri psicologi, ho capito anche gli altri psicologi, diversi da altre categorie umane. Cioè noi diamo a tutti la schiuma, a tutti la questione del hai il diritto di provare questa cosa, mi metto nei tuoi panni. La terza è la responsabilità, cioè tu sei responsabile di quella tua emozione. Certo che sei arrabbiato, però quello che ci fai con la tua rabbia è quello che sono affari tuoi. E esiste un bene o un male, però soltanto dopo che io ti ho detto quello che fare. Cioè il problema è, puoi desiderare la donna ad altri? Certo che puoi. Cioè, bellissima la donna da altri, la cosa, l'erba è vicina, è sempre più verde. Il punto è, ok, mi metto nei tuoi panni, e però cosa ne facciamo di questa donna da altri? E questa è la differenza che c'è con il peccato. Il fatto che il peccato è una questione che riguarda te stesso, con quello che fai, ma una volta che sei stato legittimato, ascoltato, pensato e hai appunto allora lì la possibilità di scegliere tra il bene e il male, quando hai capito. E il problema è qual è? E capire significa rimpossessarci dei nostri pensieri, capire perché eravamo arrabbiati, capire perché capire quello che ci è successo a livello di sessualità. E allora dopo si può fare. Solo che se tu hai trattato tutti da bambini e gli dici se ti tocchi il pisellino è sbagliato, cosa hai fatto? Mi sono toccato il pisellino. E la colpa è che mi hai fatto un pisellino. Non me lo facevi se non volevi che mi toccassi. Invece devo capire e quindi stare vicini. Quindi il problema qual è? Oggi spesso gli aspetti culturali, religiosi, gli aspetti istituzionali stanno sopra e chi ci sta accanto ad aiutarci ad avere a che fare con il nostro corpo? Gli educatori che fanno i corsi di sessualità e chi ci porta a conoscere noi stessi, che guarda caso fanno una gran paura. Per arrivare a dire che se noi aiutiamo le persone a capire la loro sessualità, se noi aiutiamo le persone a essere autonome nelle scelte, se noi gli stiamo vicini e gli aiutiamo a capire il senso delle loro emozioni, queste diventano persone libere e quando le persone sono libere fanno paura. Grazie, sentito Luca Nicoli per questo excursus. Mi auguro che abbia suscitato domande in voi, perché questo è lo spazio ormai in cui potete dire, potete esporre le vostre domande, quello che vi ha fatto pensare questa conferenza. Prego. Allora, Bachofen diceva che in un'età preistorica non esisteva la famiglia,
ma tutti si accoppiavano come gli animali. Lei che cosa ne pensa di questa teoria? Grazie per il fatto. Tanto mi piacerebbe sapere quali animali. Nel senso che ci sono tanti tipi di animali. Ci sono degli animali straordinariamente monogami. Noi abbiamo un problema, intanto che le donne non hanno l'estro, cioè non vanno in calore, per cui sono disponibili sempre e questo crea un casino incredibile. Scusi, può avvicinare il bisogno? Sì. Sì. No, dicevo, il problema è intanto di capire come animali dà già un'idea squalificante, cioè come se le bestie, no, cani tra di loro, non avessero un senso. Mentre io credo che le bestie o gli animali sanno perfettamente quello che fanno, hanno un istinto e fanno quello e sanno quello che fanno. È vero che, per esempio, gli animali che hanno dei piccoli che diventano autonomi più tardi tendono ad avere coppie più longeve, cioè il problema per esempio è che il cane dopo poco il cane se ne va, anzi il cane si accoppia dopo non sa neanche di avere dei cuccioli e la cane tiene i cuccioli finché non sono maturi e possono andare. Ci sono altri animali, non so, che non so quali siano, che però hanno a che fare con la cura della prole. Il concetto di famiglia ha a che fare con la cura della prole. Ora, questa cosa è stata chiaramente resa più strutturata, il senso dell'istituzione del matrimonio, la questione della castità matrimoniale, ha a che fare con la protezione della prole. Questo è vero. Ma da un punto di vista di cura dei figli funziona. Assolutamente sì. Poi, certo che si tratta di capire, anche lì la verità non si fa dei coi se, che cosa un altro tipo di struttura sociale può fare. Perché adesso noi siamo alla crisi della famiglia, una crisi enorme, almeno dalle nostre parti. Siamo sicuri che la famiglia come intesa sia il modo migliore per la crescita della prole? Non so. Due o tre cosette. Una, pensando a cosa della famiglia, beh, mi sembra un discorso di Marcofer, ridurlo così un po' molto iniziativo. Mi fa molto pensare a Engels quando parla dell'origine della famiglia, della proprietà privata dello Stato, le varie forme di famiglie che si sono sviluppate nelle varie epoche, dalla famiglia Tunalua in cui alcuni uomini erano sposati con alcune donne e da cui anche il fatto, credo, che la parola zio derivi dall'antico greco che significa il parente divino, perché il parente, lo zio materno era l'unico parente consanguigno maschio certo. I sei di padri possono essere alcuni, però il fratello e la madre è sicuramente un consanguigno. Ok, poi c'erano due cose, mi dicevo. A proposito delle emozioni e la paura che esse possono uscire, si potrebbe riassumere, spero che non sia troppo rotta, come sintesi, l'idea che le emozioni sono al di là del bene e del male, le azioni invece sono al di qua del bene e del male. Cioè io posso anche essere un sadico, però finché non servizio nessuno, beh, è un'emozione che ho. L'importante è non farlo. E probabilmente il problema è quando c'è la paura che anche provare l'emozione possa trasformarsi in un grosso problema che inibisce, che censura l'emozione. E in questo ovviamente dal punto di vista anche delle religioni aiutano probabilmente a, censurando le emozioni, dare la sicurezza che esse, un aiuto a che esse non si trasformino in azioni. Io la ringrazio moltissimo perché mi ha permesso di
parlare di una cosa che è tra quelle che mi stanno più a cuore. Per quanto riguarda la famiglia, veramente credo che signor Bertelli, Enrica, che conosce la sociologia molto meglio di me, ci sono veramente tantissimi aspetti di come le strutture sociali si modificano e di come funzionano. L'idea stessa di famiglia è la nostra, l'idea di famiglia è un'idea borghese, recente, la famiglia è fondata sulla scelta, la famiglia è fondata sull'amore, oppure la famiglia è fondata sulle conservazioni dei patrimoni, cioè, ci sono tantissime cose, quindi sarebbe veramente difficile avere a che fare con tutte queste cose, se non parlando a livello sociologico. Mentre ecco, la paura delle emozioni è invece qualcosa di pervasivo. Perché? Ma non solo abbiamo lo Stato, no? Le istituzioni hanno paura delle emozioni, noi abbiamo paura delle emozioni. La maggior parte delle persone che viene da me dice: io ho paura di non essere razionale. Se agisco razionalmente succede così, se no, sapete che cosa vuol dire razionale? Quando una persona mi dice io voglio essere razionale, sapete proprio il modo, qual è la traduzione? Censurare le emozioni. Pensare è incredibile, ma cosa vado a fare? No, però che è questo che è? Mi sta dicendo quello che avrebbe detto suo padre o sua madre. Cioè, quando voglio agire in modo razionale è avrei fatto quello che volevano i miei. Veramente? Perché se noi parliamo di livello razionale, facciamo scegliere un computer, il computer farebbe dei disastri. Ma mi dico, no, perché io razionalmente dovrei mantenere il lavoro perché... Perché dovrei mantenere il lavoro? No, perché mi permette di mantenere... Perché dovrei mantenere il suo amore? Se lei è amante? Eh no, perché non è razionalmente, che lei vuole stare con suo amore. Ah, in effetti sì. Perché la mia amante mi ha rotto le scatole. E allora non cerchiamo una razionalità. Vogliamo fare cosa? Obbedire al padre. L'aspetto della cosa giusta. Ci sono parole come giusto, normale, che andrebbero abolite dal vocabolario. Dottore, ma qual è la cosa giusta? Dico, boh, dipende da qual è il suo codice normativo, dipende da chi lo chiede. Se lo chiede a sua madre, lo sa perfettamente qual è la cosa giusta per lei. Se lo chiede a se stesso, è un casino. Perché? Perché il problema è proprio che o utilizziamo il codice di comportamento e in questo senso le grosse istituzioni sono meravigliose, perché se noi andiamo a vedere le religioni più strutturate o i codici più strutturati, c'è tutto, spiegano esattamente la Torah, gli ebrei ortodossi sanno perfettamente come, cosa mangiare, quando mangiarlo, addirittura no, come cucinarlo, c'è la, come si chiama, la kosher, cioè il tipo di cucina che possono, che loro non sapranno mai. Però è la cosa giusta. Laddove, se io ho a che fare con me stesso, come dice lei, sono al di là del bene e del male. Io ho un paziente che mi ha raccontato che lui, quando va in giro, pensa, gli capita di pensare, non so, in stazione, pensa a se a questa signora strappasse un braccio e glielo mettesse in bocca e glielo facesse mangiare. Oppure, ma se quest'altra signora prenderà il trolley e prendere e spaccargli la faccia col trolley finché non escono le ossa. Questo è un ragazzo tranquillissimo, uno studente. Gli ho detto, ma come insomma hai pensato? No, tutto il problema. Però io non sono particolarmente spaventato, perché so che c'è un Parlamento interno. C'è una gruppalità interna dove c'è questo assassino e accanto c'è lo studente, accanto c'è quello che dice no, sì, vabbè, questo è un film horror, però è Tarantino. Il problema è proprio questo, cioè noi non, se noi ci trattiamo da adulti, noi sappiamo che abbiamo una dialettica interna. E allora possiamo anche provare delle emozioni. Il problema qual è? È che quando non siamo abituati a provare più emozioni, abbiamo paura del contagio. Se tu gli insegni come masturbarsi ai bambini,
vi pare che qualcuno vada ai bambini a masturbare, a insegnare a masturbarsi? Semplicemente, se io ti dico che hai un corpo, mi viene in mente che forse allora ti sto dicendo che ti tocchi, ma i bambini che sono più furbi di noi si toccano già senza bisogno che glielo diciamo, semplicemente smettono, perché si dice non toccarti il pistolino, non toccarti il pistolino, non to-, e questi smettono di toccarsi il pistolino davanti a voi. Poi quando, nel peggiore delle cose, dopo ti casca il pistolino, dopo diventi smettono di toccarsi e gli viene la nevrosi, e quindi meglio si tocca il pistolino che almeno non viene la nevrosi. Ma sto dicendo questa cosa, sono sciocca, ma badate bene che ci sono persone che sono così angosciate dall'idea di masturbarsi che fanno dei rituali per evitare la masturbazione, gente che si scarnifica le mani per lavarsele, perché non rimanga l'odore, perché se poi dopo magari c'è un odore che mi eccita quando mi... cose così. E quindi il punto, il problema dell'emozione è che più ci allontaniamo dalle emozioni nostre, più non sappiamo chi siamo. Ci sono persone che arrivano veramente a dire mi hanno spiegato tutto, mi sono la gente dice no, ho fatto, mi sono laureata, ho, mi sono laureata, ho trovato il lavoro, ho trovato il moroso, mi sono sposata, ho comprato casa, ho fatto il primo figlio, ho fatto il secondo, questo è un maschio, ho fatto il secondo figlio, mi sono trovato l'amante, adesso non so se stare con l'amante o con la mia moglie. Dottore, come faccio a scegliere? Cioè, secondo voi, come fa una persona che ha fatto esattamente quello che la, in qualche modo la cultura gli ha messo davanti, a un certo punto a fare una scelta legittima, fare una scelta sua, ma la sua di dove? Che non ho, cioè ho dei tiramenti, ma non ho delle emozioni profonde. Come ha fatto questa persona? Ha chiesto sua madre. Prima che potesse chiedere a sua madre, è andata a stare con l'amante, poi però l'ha tornata a casa. L'amante è rimasta incinta e quindi ha dovuto stare con l'amante, perché l'amante è rimasta incinta, cioè non ha potuto scegliere perché la vita ha scelto per lui. Cioè, come a dire che se noi non scegliamo la vita, è la vita che sceglie noi. La vita è contraccettivi in questo caso. Se qualcuno gli appunto gli ha spiegato, perché anche lì se poi vediamo come funziona la contraccezione, io so cosa, voi umani non immaginereste neanche nel 2023 che cosa succede, nel senso che veramente nel 2023 ci sono persone che a un certo punto hanno bisogno inconsciamente di far accadere delle cose, e quindi anche l'uso dei contraccettivi, il problema è che il primo contraccettivo deve essere la mente. Devo sapere cosa fare con i contraccettivi, devo sapere cosa fare della sessualità. Ma anche lì bisogna che io sia padrone o padrona della mia sessualità. Se tutti si sono occupati della mia sessualità, io non posso fare scelte. A parte che c'è un sacco di uomini allergici al lattice, per essere latino, ne conosco un sacco, una roba che è veramente un'epidemia. Enrico, a proposito di quanto dicevi tra, della distanza tra desiderio e azione, mi ha fatto pensare a un dibattito anche eticamente interessante che avevo seguito legato agli States, riguardo a coloro che si autodefiniscono minor attracted people, ossia MAP, che sarebbero fondamentalmente persone che hanno un istinto pedofilo ma che non agiscono l'istinto pedofilo, e i tentativi di ad esempio agire con surrogati non umani
al riguardo e se questo poteva portare le persone più vicini ad agire nel reale con persone umane o invece essere un surrogato abbastanza soddisfacente per... Era un dibattito molto interessante che si tratta di Riadolfo fondamentalmente, no? Però comunque era un dibattito, una domanda che vi avevo anche fatta a un certo punto: voi come vi sareste comportati se a 12 anni vi foste resi conto di avere un istinto del genere? Cioè, cosa avreste provato a fare? C'è il problema, è stato... Perché abbiamo parlato già alcune volte. No, quindi il problema del desiderio criminale, il problema del rapporto del desiderio criminale e l'azione criminale. E il problema che gli pensavo è questo: in fondo, essere... E desideri aggressivi possono essere distruttivi per la società, desideri passivi invece possono essere accettati, forse perché nella società è più accettato un masochista che un sadico, perché il sadico può essere pericoloso, anche a te sarebbe molto meno preoccupante stare trovati da sola insieme al masochista che non insieme a un sadico. E allora probabilmente c'è questo treno, che se un istinto, un'emozione è distruttiva di un ordine, allora va inibita e soffocata. Se invece non è, si riesce a trovare una versione o una perversione accettabile, quindi nella forma masochistica di passività eccetera, come dire, va tutto liscio. In fondo forse anche le religioni hanno questa capacità di ribaltare l'aggressività verso se stessi, di far ribaltare le persone l'aggressività verso se stessi in modo per renderle passive e docili e non distruttive dell'ordine. E dare anche tranquillità alle persone stesse di non avere comportamenti, il rischio di comportamenti per loro stessi calibri. Perché se sono statico e torturo qualcuno, dopo posso prendermi 20 anni di galera. Invece se tu sei masochista e chiedo di torturarti, ti chiedi di torturarti, in fondo magari ti fa un po' schifo, però io non posso nessun uguale. Probabilmente, c'è anche questo. La fregatura è che adesso è molto vero, la fregatura è che i desideri autosoppressivi, autodistruttivi hanno a che fare con tutta la questione delle droghe, tutta la questione adesso dei gesti autolesivi, tutta la questione delle depressioni. Di fatto la depressione è un rivolgimento dell'aggressività verso se stessi. E il problema è la società si sta rendendo conto che una società fatta di depressi è una società che non funziona, una società che si cannibalizza. Se non c'è uno slancio vitale, abbiamo scoperto che se le persone depresse non fanno figli, per esempio, perché non c'è voglia. Poi diciamo che è colpa economica, ma non è colpa economica, è che in questo momento non abbiamo voglia di fare figli in un mondo in cui non crediamo, che non ci fa divertire, non consumiamo, non, anche quello non consumiamo, ci vogliono consumatori, ma una persona depressa non consuma. Utilizziamo farmaci, va bene, però a un certo punto c'è proprio un problema di soluzione dall'interno, questo c'è l'altro problema. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, Enrica, il problema che è ancora dibattuto è i giochi di guerra per imitazione fanno sì che si diventi più guerrafondai o sfogandoli si diventa meno? C'erano addirittura, adesso facevano delle serie TV così, dove c'era per esempio il parco divertimenti fatto di bambole robot e tu potevi fare quello che volevi. Questa cosa fa? Se tu fai quello che vuoi le bambole robot, dopo non è un problema, perché sposti. Beh, hai sfondato mentalmente quel limite che diciamo che questi sono gli aspetti che abbiamo adesso, che hanno a che fare col fatto che se noi ci basiamo, io credo che il problema sia che se noi ci basiamo sul comportamento abbiamo poco, dobbiamo basarci sugli aspetti interni. Ora, ci sono per esempio anche questi minor attractive attracted, il problema è capire che cosa le attrae. Io ho avuto a che fare con alcune di queste persone, erano persone che dovevano probabilmente essere aiutate ad avere a che fare con delle persone adulte, solo che sono persone che hanno fatto fatica e quindi avevano una serie di fantasie che avevano alcune a che fare con la tenerezza. Ecco,
c'è un Ferenczi, che è un storico analista ungherese, che fu proprio uno dei primi allievi di Freud, che parlò della confusione delle lingue. Cioè dice, i bambini cercano un amore tenero, gli adulti un amore sessuato, e il problema è la confusione di quando il bambino, per esempio, ci sono molti pedofili che dicono mi ha sedotto, perché i bambini vogliono attenzione, vogliono giocare, gli adulti però hanno a che fare con l'aspetto istintuale e quindi si confonde. Io credo, per esempio, il caso di Michael Jackson. Probabilmente Michael Jackson era veramente un bambino, solo che era un bambino dotato di un pene adulto, questo l'ha incasinato. Se lui non avesse avuto un pene, probabilmente avrebbe giocato a Lego e ai pupazzi con gli altri bimbi, solo che lui ne aveva 40 di anni e gli altri ne avevano 3. Oppure un fantastico modo per scaricarsi della responsabilità di venire sedotto. Ah, non mi ha sedotto, sì. Però, nel momento in cui veramente lo dice a te stesso, cioè un po' solo dice davanti alla giuria. Il problema c'è anche, mi ha seduta chiaramente un problema di scaricarsi la responsabilità, ma è anche il problema di non capire che un bambino non ti sta chiedendo un aspetto di sessualità. No? C'è proprio un aspetto molto complicato che ha a che fare con proprio il fatto che la sessualità è un oggetto molto oscuro e noi l'abbiamo reso ancora più oscuro. Per cui adesso l'altro problema che è l'intimità. Ci sono un sacco di ragazzini che sanno tutto, perché hanno imparato tutto sul porno, ma sono terrorizzati. Un ragazzino venne una volta da me perché aveva avuto un attacco di panico, perché aveva toccato nelle parti genitali una ragazza che aveva avuto 20 anni, 22, 23, aveva toccato una ragazza nei genitali. Tirando fuori c'era una goccina di sangue, ho preso l'AIDS. Ma il problema non era l'AIDS, chiaramente, era che lui non sapeva di fatto come si chiamava questa ragazzina. Si erano incontrati, lei gli aveva detto vieni qua, e lui si è trovato in una situazione in cui c'era una forte sessualità, ma lui non aveva mai tenuto per mano una ragazza. A 20 anni non aveva mai avuto proprio il tenere per mano, quindi c'era un sesso non senza amore, senza conoscenza, senza intimità. E il problema che c'è adesso rispetto all'educazione sessuale, che è gigantesco, è il fatto che attualmente l'educazione sessuale dei ragazzi maschi avviene sul porno. E questo non è un problema sul fatto che sappiamo tutto quello che devono sapere, tranne come si tratta un altro essere umano. Dobbiamo chiudere, altrimenti si cazzano via. Da qui ringrazio tantissimo Luca Nicoli per questo evento davvero interessante e vi invito ai prossimi due eventi, giusto perché dicembre ce lo prendiamo per le nostre libagioni, ma l'appuntamento prossimo è a gennaio, giovedì 18 gennaio. Presenteremo l'ultima uscita Nessun Dogma, che è la casa editrice di War, con una delle autrici, che è Maria Pacini, e anche con lei che si occupa dei corsi per i celebranti laico umanisti in War. E questo testo si chiama Cerimonie non religiose si può fare, no scusate, si chiama Cerimonie uniche, guida teorico pratica per celebrazioni non religiose. Il titolo dell'evento è Cerimonie non religiose si può fare. E quindi si parlerà un po' anche per riprendere la conferenza di due anni fa, quella sul rito e con i celebranti laici umanisti, questa è l'ultima uscita Nessun Dogma. Quella successiva invece si chiama Ariete Ascendente Toro, la facciamo con il CICAP, un'analisi critica scientifica dell'astrologia, giovedì 8 febbraio, quindi a dicembre quando andiamo a rifocillarci. Grazie mille. Grazie.